Pace e bene a tutti. Il 17 marzo 2018, nel suo pellegrinaggio sulle orme di San Pio da Pietrelcina, Papa Francesco visita uno dei luoghi simboli della vita del santo, Piana Romana, dove è custodito quell'olmo sotto il quale il frate pregava quando per la prima volta si è manifestato in lui il fenomeno delle stimmate. Se analizziamo le circostanze e le modalità di quanto avvenuto a San Giovanni Rotondo il 20 settembre 1918, cioè il giorno in cui noi diciamo che c'è stata la stigmatizzazione, ci rendiamo conto che quella è stata una sorta di investitura di Padre Pio in vista della missione che lo aspettava. Ma il fenomeno in sé, quello delle stimmate, aveva delle origini più lontane. Ieri sera poi mi è successa una cosa che io non so né spiegare né comprendere. In mezzo alla palma delle mani è apparso un po' di rosso, quasi quanto la forma di un centesimo, accompagnato da un forte e acuto dolore in mezzo a quel po' di rosso. Questo dolore era più sensibile in mezzo alla mano sinistra, tanto che dura ancora. Anche sotto i piedi avverto un po' di dolore. Questo fenomeno è quasi da un anno che si va ripetendo, però adesso era da un pezzo che più non si ripeteva. Non si inquieti però, se adesso per la prima volta glielo dico, perché mi sono fatto vincere sempre da quella maledetta vergogna. Anche adesso, se sapesse quanta violenza ho dovuto farmi per dirglielo. 8 settembre 1911. Padre Pio scrive una lettera nella quale comunica a Padre Benedetto l'accaduto. Veniamo a sapere che il fenomeno dura quasi da un anno. Una dichiarazione fatta da Don Salvatore Panullo, l'arciprete di Pietrelcina, ci consente di fissare una data alquanto precisa. Quando la nipote dell'arciprete gli disse che Padre Pio aveva avuto le stimmate il 20 settembre 1918 a San Giovanni Rotondo, lui rispose: «Voi lo sapete adesso, io lo so dal 1910». Il 10 agosto 1910, nella cappella dei canonici del Duomo di Benevento, Fra Pio diventa Padre Pio da Pietrelcina. Il 7 settembre dello stesso anno Padre Pio vive per la prima volta la manifestazione visibile del fenomeno stigmatico. Il suo sacerdozio è segnato sin dall'inizio da questo dono. Negli anni successivi vivrà altri fenomeni, lo scambio dei cuori, il dardo di fuoco, la notte oscura e tanti ancora. Ma tutto è cominciato lì, a Piana Romana, il 7 settembre 1910. Nel novembre dello stesso anno, Padre Pio chiederà il permesso al direttore spirituale di offrirsi vittima per le anime del purgatorio e per i peccatori. Altre volte aveva già fatto questa offerta, ora desidera compierla con il precetto della santa obbedienza. Le stimmate, dunque, sono il timbro di Dio su questa offerta totale di se stesso a beneficio dei fratelli che Padre Pio sta compiendo nei primi mesi del suo sacerdozio. Ma perché questo segno così importante resta segreto per ben 8 anni? È l'arciprete Don Salvatore Panullo a tentare di dare una spiegazione, perché a suo dire inizialmente le stimmate di Padre Pio erano visibili. Lui però aveva pregato il Signore che gli lasciasse il dolore ma scomparisse il segno e in effetti aveva ottenuto questa grazia. Non si inquieti però, infatti, scrive al padre spirituale, se le scrivo per la prima volta dopo un anno, perché finora mi sono fatto vincere da quella maledetta vergogna. Secondo Vittorina Ventrella, pochi giorni dopo la stigmatizzazione, Padre Pio aveva chiesto alle figlie spirituali di pregare Dio che le stimmate scomparissero di nuovo,
Fu lei a dirgli: «Non puoi chiedere che scompaiano, questi segni non sono per te, ma per noi». La stigmatizzazione di San Giovanni Rotondo è una vera e propria investitura. Fino ad allora Padre Pio aveva pregato di morire. In quei giorni comunica al direttore spirituale di vivere il dramma di San Paolo. Vorrebbe morire per andare in cielo e intanto sente il dovere di restare a vivere per i fratelli. Dopo circa un anno gli comunicherà di avere accettato la missione che il Signore gli imponeva, e cioè restare per sciogliere le anime dal potere di Satana. 1910-1918. 8 anni per preparare Padre Pio psicologicamente, ma anche fisicamente, a questa missione. Probabilmente è questo il motivo, ma forse c'è qualcosa di più. C'è bisogno che Padre Pio abbia una maturazione personale riguardo a una sua missione particolare, a quella scuola che lui deve comprendere. Cioè, la croce non era solo per sé, ma era un segno per gli altri. Alla prima domanda risponderei: porto la croce per me stesso, ossia per non perdere la pazienza e per metabolizzare al meglio ciò che di male si presenta nella vita. Però da qui parto per offrire la croce, la sofferenza al Signore. E alla seconda domanda risponderei sì, certe volte penso a chiunque è capitato sentire la propria croce insopportabilmente pesante. E alla terza domanda rispondo che è naturale, io sì, ho cercato di fuggire dalla mia croce, dalle cose brutte che si presentano, però come accennato prima, più si fugge, più si rifiuta il male che la vita ti presenta, quindi ecco, la croce, e più si sta male. E quindi è bene accettarla con pazienza e portarla. Beh, principalmente la croce la porto per me, perché mi spinge ad essere la persona che vorrei essere e qualche volta per i figli. Beh, credo che la croce pesi sempre allo stesso modo. Ci sono giorni in cui io la sento più pesante e probabilmente non ho l'atteggiamento giusto per darle il giusto peso. Beh, anche qui, no, fuggito non ho mai pensato di fuggire la croce. Però sicuramente ci sono dei momenti in cui faccio più difficoltà ad accettare la responsabilità di questa croce. Per chi porti la croce? Quanto pesa la croce? Hai mai fuggito la croce? In fondo, di fronte a queste domande, ciascuno di noi potrebbe rispondere: sì, cerco di portare la croce per me, per la mia famiglia, senz'altro pesa, però ecco, anch'io non vorrei fuggire la croce, ma è difficile qualche volta accettarla. Certamente non c'è un rifiuto diretto della croce. Ma Padre Pio ha una missione. Di fronte a queste domande viene posto a Pietrelcina e Dio nasconde per 8 anni le sue stimmate. Negli anni che vanno tra il 1910 e il 1918, Padre Pio viene educato, deve scoprire che quelle stimmate non lo pongono solo sull'altare, come ha fatto i primi mesi di sacerdozio, mi offro come vittima. Non lo allontanano dalla gente, anzi lo mettono accanto alla gente. Non può rifiutare il segno, perché quel segno è per la gente che soffre come lui, per quei tanti che portano la croce e alzano le mani verso il cielo dicendo: Signore, la croce è troppo pesante, non ce la faccio a portarla. I segni. Quei segni che a San Giovanni Rotondo Padre Pio riceverà con una solenne investitura sono presenti nel suo corpo, già a Pietrelcina, per insegnargli a leggere quelli degli altri, a capirli,
per camminare con chi sale sulla croce del Calvario e condividere con lui o con lei la compassione per il Cristo. Il 2 maggio 1999 Padre Pio viene beatificato da Papa Giovanni Paolo II. Noi ricordiamo con gioia quell'evento per dire un grazie a Dio. Ma vogliamo ricordarlo anche perché portiamo la croce. E allora quando sentiamo il suo peso sulle nostre spalle, perfino quando vorremmo scappare via, sappiamo che possiamo contare sull'intercessione di Padre Pio, che è accanto a noi, mostrandoci che la vita non finisce col Calvario, ma sul Monte Tabor, il Monte della Gloria. E prima di concludere vi ricordo che il 5 maggio celebreremo la fondazione di Casa Sollievo e celebreremo la festa dei gruppi di preghiera. Celebriamola con gioia, anche con le ristrettezze che ci sono nelle nostre piccole realtà, e aspetto la cronaca e le vostre fotografie così da poterle condividere con tutti voi nei prossimi appuntamenti. Pace e bene a tutti.